Ben ritrovati ai ragazzi della nostra Accademia, ben ritrovati a chi ci segue da Facebook e soprattutto un grande benvenuto a Galatea Ranzi, che è la nostra testimone ospite di oggi, che ringrazio per aver accettato di essere con noi in questo pomeriggio. Buonasera, grazie, Galatea. Grazie a voi, a tutti, grazie Antonio. Allora, Galatea, sai che sono testimonianze che noi chiediamo agli artisti, agli accademici, ai traduttori, per i nostri ragazzi, per motivarli ancora di più, per dargli degli strumenti, degli accorgimenti per affrontare il mondo della professione che si fa sempre più difficile. Io dico due parole su Galatea, poi passo a te il microfono e poi il dialogo con i ragazzi. Devo dire che Galatea Ranzi è un'attrice che io amo molto perché fa parte un po' dei miei inizi, della mia biografia teatrale, perché quando Galatea si è diplomata alla Silvio D'Amico e Luca Ronconi l'aveva adocchiata per una mirra di Vittorio Alfieri, io iniziavo a lavorare con Franco Quadri, che considero uno dei miei più importanti maestri. Ognuno di voi se li farà nel corso della propria strada. E ricordo ancora, cara Galatea, con una vividezza, quella sera del premio Ubu che tu hai vinto, proprio per questo, che poi fu di fatto un debutto teatrale, insomma. Era una edizione rara di questa tragedia di Alfieri, come usava Luca Ronconi, che ci ha abituato a riscoperte e scoperte. Lavorava con Ottavia Piccolo, che è un Remo Girone, che io ebbi il piacere di vedere appunto a Torino. E ricordo addirittura il ristorante dopo che siamo andati a mangiare dopo la cerimonia al Palazzo, alla Villa Reale di Milano. Il premio Ubu, per voi che siete giovani, non lo conoscete, anche perché si è un po' trasformato nel tempo, ma ha rappresentato per molti decenni l'Oscar del teatro italiano, anche perché era basato su un referendum e quindi era un premio molto ambito, e Galatea ne ha vinti un po'. Poi l'altro elemento che mi piace dire è che è stata Galatea Ranzi per molti anni l'attrice prediletta, poi ci spiegherà che tipo di amore c'era tra i due, di Luca Ronconi, cioè è stata la protagonista. Luca ha avuto più generazioni di attori, pensate alla prima generazione, Marisa Fabbri, Anna Maria Guarnieri, Massimo De Francovic per la prima parte, poi ha avuto altri cicli, altre generazioni, e di una di queste è stata protagonista, è stata proprio principessa, regina, proprio Galatea Ranzi, con cui Ronconi ha realizzato una serie di spettacoli, in particolare a Torino, all'inizio, poi subito è arrivato a Milano nel 98, dei grandi lavori. Io ricordo per esempio il bellissimo Strano Interludio, con quella stupenda scena che era una nave treno, straordinario L'Uomo Difficile con Umberto Orsini, con quella lunghissima scala, Gli Ultimi Giorni dell'Umanità, di cui vi ho fatto vedere qualche cosa, e quindi ha fatto parte di quel popolo di attori, ma anche il Relir, Il Sogno, Lolita, di cui ci ha accennato anche Laura Marinoni, Phoenix, Il Candelaio, quello che sapeva Mesi con una Mariangela Ammirato bambina, e poi ovviamente il ciclo di Siracusa, Le Baccanti, il Prometeo, insomma ne ha fatti tanti di spettacoli. Quindi forse uno dei temi che affronterà con voi è raccontarci proprio il suo rapporto con Ronconi, con questo grande maestro con cui ha lavorato e ha realizzato dei grandi lavori. L'altro tema è il suo rapporto con Siracusa, che è un rapporto stretto, tanto che ha scelto, non voglio adesso violare la privacy della sua vita privata, ma ha scelto di vivere a Siracusa per un po' di periodo,
E quindi c'è un legame molto forte con la cultura classica, tanto da chiamare i suoi tre figli con dei nomi che poi mi piacerebbe che li dicesse lei, legati alla mitologia. Resta da dire che è un volto anche del cinema, uno per tutti, La grande bellezza di Sorrentino, ma ha lavorato anche con Italiani, Fiorile, con Virzì, con altri registi. Io me ne sono visto uno molto divertente, che però non mi ricordo, ambientato in Umbria, tornando da Seul lo scorso ottobre, e su un aereo delle linee coreane non c'era nessun film italiano tranne questo con Galatea Ranzi, e quindi ho dovuto vedere questo film molto simpatico dedicato a un personaggio che credo fosse tuo figlio, che faceva un po' il, adesso non mi ricordo aspetta, ho capito, forse era questo Copperman. Sì, esatto, esatto, esatto. Un film surreale molto molto particolare. Quindi, come dire, una grande attenzione, grande legame con un maestro del secondo Novecento nostro che ha fatto il nostro teatro, ma anche curiosità di trovarsi con altri registi, sia registi autorali, sia con film più popolari. E quindi poi c'è tutto il ciclo di Siracusa che ci devi raccontare, ovviamente, il tuo rapporto con quel teatro, le tue emozioni, gli spettacoli a cui sei rimasta più legata, i tuoi sogni anche. Quindi, fine della presentazione, a Galatea Ranzi il microfono e ancora grazie. Allora, grazie, vorrei dire tante cose, cerco di metterle, di infilarle come una collana, vediamo un po'. Prima di tutto mi fa molto piacere parlare con gli allievi dell'Accademia dell'Inda, perché nonostante vari tentativi, e Sebastiano Alianò lo sa, non sono ancora riuscita a venire personalmente a fare un corso, non c'è ancora stato proprio, non si è creata la situazione giusta, però mi piacerebbe molto e quindi mi riprometto di farlo. Prendiamo un impegno, ok. Assolutamente, perché dunque credo che abbiate l'opportunità di essere in un'accademia unica al mondo e con un patrimonio come libro di testo, diciamo, talmente importante, imprescindibile, ma non solo per la professione del teatro, ma veramente per tutto ciò che riguarda l'essere umano, che avere l'opportunità appunto di affrontare quei temi, quei personaggi quotidianamente per 3 anni, trovo che sia un'occasione straordinaria e un arricchimento, comunque vada, personale profondissimo, profondissimo e costitutivo della vostra persona, fatto poi in giovane età, credo che sarà un bagaglio che vi condizionerà e determinerà le vostre vite comunque. Perché? Perché questo patrimonio della cultura greca, delle tragedie, dei testi appunto per il teatro, che questi meravigliosi e incredibili greci ci hanno lasciato e che per fortuna sono arrivati fino a noi, è qualcosa di che va assolutamente frequentato sia come attori ma anche come spettatori, protetto e tramandato alle generazioni che verranno. Quindi abbiamo un compito veramente straordinario e imprescindibile. Mi viene da dire ora che il teatro, soprattutto in questo frangente, rischia di sparire definitivamente, è un compito ancora più importante e da non, insomma, da non trascurare e in cui credere veramente fino alla fine, perché il teatro appunto non potrà mai morire, però bisogna anche mantenerlo con una certa qualità di vita, come si dice. Quindi, per ripercorrere un po' il mio cammino in questa professione, in questo mestiere, preferisco chiamarlo mestiere,
Dunque, sì, hai detto, Antonio, che ho cominciato con Luca Ronconi, ho avuto questo colpo di fortuna, avendolo incontrato alla Silvia D'Amico nel 1986. E, quindi lui venne a fare un corso quando frequentavo il secondo anno, facemmo un saggio di secondo anno che riuscì molto bene, che era L'amore nello specchio di Giovanni Battista Andreini, e l'incontro con lui, diciamo che è stato immediatamente molto forte, molto intenso, molto silenzioso, nel senso che io ora ho scambiato con Luca in 20 anni, diciamo, 4 parole. Parlavamo soltanto di quello che stavamo provando, del lavoro che stavamo facendo insieme. E io ero timidissima e veramente parlavo pochissimo. Parentesi, forse io faccio questo mestiere proprio perché non so parlare e quindi ho molta difficoltà nella comunicazione, quindi penso a questo punto di aver capito che ho scelto di intraprendere questa strada proprio per questo, perché invece, insomma, comunicare è importante, quindi se non lo fai perché ti viene naturalmente, te lo imponi in qualche modo. Quindi questo mestiere mi ha permesso di far fluire qualcosa attraverso di me per gli altri. E quindi l'incontro con Ronconi è stato, sì, immediatamente intenso, forte. Ci capivamo, lo capivo molto bene fin da subito. Riuscivo a seguire, a leggere le sue indicazioni, capendole molto profondamente e molto rapidamente, cosa che non succedeva ad altri. Insomma, ricordo anche molte polemiche dei miei compagni, molte difficoltà, molte sofferenze anche, perché era una persona anche molto dura, un regista molto spietato. Io mi sono trovata sempre molto molto in sintonia con lui, e quindi sì, quindi dopo questo saggio al secondo anno d'accademia mi telefonò, mi ricordo proprio che era il saggio era a giugno, al settembre successivo mi telefonò proprio personalmente, alzai il telefono e dice: sono Ronconi, volevo chiedere cosa fai quest'altro anno. Ma veramente farei il terzo anno d'accademia? Ah, va bene, poi ti richiamo. E quindi è successo che mi propose di fare Mirra, e coincidevano i tempi con la fine del terzo anno, quindi Mirra fu il mio debutto e il mio saggio di diploma d'accademia. E l'emozione era enorme, anche se riuscii veramente a censurarla e a tenerla a bada, perché se mi fossi resa conto in quel momento di dov'ero, di cosa stavo facendo, con chi lo stavo facendo, mi sarei presa, insomma, mi sarebbe venuto un attacco di panico, sarei paralizzata. Mentre invece sono andata avanti, nonostante la minima esperienza, forse quasi nulla, che avessi, e sono arrivata a interpretare quel ruolo molto difficile, molto particolare, un testo appunto in versi, una rilettura di un mito, ecco, parleremo poi dopo dei miti, quindi con una compagnia bellissima, con Remo Girone, Ottavia Piccolo, Anita Bartolucci e Ossain Taheri, il mio compagno di corso in accademia che interpretava Pereo. E andò molto bene e da lì cominciò una collaborazione con Luca lunga, non li ho mai contati gli spettacoli, infatti con lui non voglio, così non mi interessa sapere il numero. Il secondo fu Strano Interludio, uno spettacolo di 7 ore, quindi diciamo che avevo rotto il ghiaccio, ecco, questo sì. E quindi sono stati tanti e tutte esperienze molto, molto importanti, molto, come posso dire, imprevedibili, nel senso che quando lui proponeva un titolo e si iniziava il primo giorno le prove a tavolino, che
allora si facevano, adesso piano piano stanno diventando sempre più esili, purtroppo, quando il primo giorno a tavolino lui spiegava la sua chiave di lettura di quel testo, ed era sempre qualcosa di assolutamente inimmaginabile, assolutamente perfetto, imprevedibile, coerente, perché non erano mai, diciamo, sue così proiezioni che doveva farlo in una certa maniera perché gli applicava sopra qualcosa di un'idea sua precostituita. No, l'idea era sempre molto pertinente al testo, all'autore, al tema, e quindi delle letture, delle chiavi di lettura molto, delle regie veramente molto, come posso dire, a tutto tondo, cioè le sue erano opere d'arte in qualche modo, qualcuna riuscita meglio, qualcuna peggio, senz'altro, però ecco, la sua visione era comunque qualcosa di completo, mi viene da dire. E, che altro? Dunque, sì, arriviamo al 2002, quando appunto curò le tre regie a Siracusa di Prometeo, Baccanti e Rane, e quindi per me era la prima volta a Siracusa. C'ero stata come spettatrice molto giovane, credo con addirittura in gita scolastica al liceo, e mi aveva colpito assolutamente anche così, anche da giovanissima spettatrice, quel luogo. Perché? Perché quel luogo credo che sia veramente che mantenga tuttora una qualcosa di sospeso e allo stesso tempo di radicato. È come se ci fosse, se avesse la proprietà, proprio quello spazio, di sospendere il tempo e la storia, e allo stesso tempo di radicarti e di accedere a qualcosa di molto terreno, proprio di molto connaturato all'uomo e alla città, alla civiltà e anche all'inciviltà. Quindi quel luogo è qualcosa di meraviglioso, meraviglioso quando è vuoto, quando non c'è niente d'inverno, ed è meraviglioso quando ci sono migliaia di persone e quelle parole risuonano. Anche lì a volte riesce meglio, a volte peggio, ma quei testi e quei personaggi e quelle pietre e quella luce e quel vento che a un certo punto muove i costumi in una certa maniera sono qualcosa di irripetibile e che non si trova altrove. A me viene sempre da pensare, dunque, tutti siamo stati in aereo. Io penso sempre che i greci hanno inventato l'aereo. Giù, quando si è una quota abbastanza bassa da vedere case, paesi, città, io vado ancora più dentro a pensare a chi c'è in quella casa, a quanto sta soffrendo, sta gioendo, e io credo che i greci abbiano proprio con questa forma a semicerchio, no? Anzi a cono ribaltato col vertice in basso del teatro, siano voluti andare proprio a guardare dentro l'uomo, cosa c'è dentro, e ce lo spiegano in una maniera straordinaria, tant'è che la psicanalisi attinge, appozza proprio da lì, e tantissimi secoli dopo di loro. Quindi insomma è uno spazio straordinario, sono dei testi infiniti, se poi pensiamo che quei testi prendono origine dalla loro mitologia, anche lì infinito all'indietro,
molteplice e veramente sempre da scoprire, da reinventare, come dice giustamente la nostra amica Anchiusi Norcia, come ci ha detto recentissimamente. No? E ecco, questo. Posso andare avanti con, appunto, con questi ricordi, il ricordo di Siracusa nel 2002 con Ronconi, il ricordo di quelle baccanti in cui io interpretavo Agave, quindi un personaggio importante, ma che arriva nell'ultimo quarto d'ora della tragedia, negli ultimi 20 minuti, di un'intensità violenta, veramente. E io appunto avevo quella scena di un quarto d'ora, uscivo che ero distrutta. Credo che Agave sia veramente un grumo di violenza, di follia, racchiude veramente in poche battute una carica di dionisiaco distruttivo molto molto forte, e non a caso dopo quell'interpretazione ebbi dei problemi di salute e non è un caso, appunto, quando lo raccontai a Ronconi, perché questo accadde subito dopo la fine delle repliche, e lo raccontai qualche mese dopo, proprio gli dissi proprio che mi sentivo proprio nello stesso stato in cui era Agave, quindi c'era stata una strana osmosi tra attore e personaggio, e lui mi disse: beh, non sei contenta della sua perfidia? E quindi va bene, quindi è un bel ricordo comunque. Però quel teatro ha anche delle doti taumaturgiche, perché mi ha anche guarita in qualche modo, una volta, insomma, qualche edizione successiva. Quindi, insomma, sì, è un luogo specialissimo a cui sono veramente molto legata. In più, appunto, ho passato 11 anni della mia vita a Siracusa, quindi sono anche molto legata alla città. Mi ha così veramente, c'è stato un colpo di fulmine quando l'ho scoperta, al di là di quella gita scolastica al teatro, e di cui ricordo veramente poco, e soprattutto il teatro, ma la città in sé l'ho scoperta nel 97-98, e insomma la decisione di passare lì un pezzo di vita è stata immediata. Succede un po' a tutti, poi ho scoperto, però poi chi lo fa davvero... insomma, non siamo in molti, ed è stato un periodo bellissimo. Quindi sono tornata spesso, insomma, andavo spesso anche proprio lì al teatro, quando non c'era niente. Mi piace molto quando è vuoto. E poi un altro incontro bellissimo fu nel 2005 con Irene Papas, ecco, io un Antigone. Anche quella è stata una cosa molto molto forte, essere diretta da un'attrice greca in quella tragedia, insomma, è stato una cosa che mi ha fatto, insomma, mi ha fatto fare uno scalino in più in questo mestiere, credo. Lo spettacolo andò benissimo, piacque tantissimo. Ah, ecco, posso tornare un attimo indietro. La scelta di vivere qualche tempo a Siracusa, mi sono poi resa conto che fu dettata anche dalla riflessione che è comunque una città dove la stragrande maggioranza degli abitanti sono stati a vedere una tragedia greca in giovane età. Io credo che questo faccia una differenza enorme. Poi ci sono tutti gli aspetti invece magari negativi, nel senso che poi i siracusani pensano di detenere proprio la tradizione, di sapere esattamente come si fa, come non si fa, sono molto critici, ma proprio perché sentono che quella è una tradizione che gli appartiene sicuramente, e ne hanno viste di tutti i colori. E quindi, ecco, questo legame così forte e questo
frequentazione di quello spazio e di quei testi fin da piccolissimi, credo che si possa percepire a Siracusa e in generale anche in Sicilia. Io ricordo un mio passaggio da Gibellina, all'Università di Gibellina, vi parlo del 90, dove non ero coinvolta, ero soltanto andata così in visita, e quindi avevo modo di osservare. E osservare il pubblico, soprattutto di persone siciliane che venivano in quel luogo anche difficilmente raggiungibile, insomma, mi ha fatto capire che in Sicilia ancora si andava, e credo si vada, a teatro con un altro passo rispetto ad altri luoghi in Italia. C'è ancora, flebile ma percettibile, una radice di rito. Trovo che i siciliani vadano a teatro sapendo che è qualcosa di fondante. Ecco. E non so se è un complimento, lo prendano come vogliono. E quindi, ecco, con Irene Papas il salto all'indietro fu ancora più forte, nel senso che, essendo lei greca e avendo lei interpretato tantissimi di questi personaggi, in teatri altrettanto meravigliosi, e quindi portava lei un valore aggiunto all'interpretazione, alla lettura, alla regia e, insomma, e all'uso di quello spazio. E quindi è un ricordo bellissimo. In più, essere diretta da un'attrice è sempre qualcosa di più, come posso dire, di più, cioè ti capisce da dentro un attore che ti dirige, credo, un attore che dirige un attore, capisce qualcosa di più, ti sa dire, ti sa dare delle indicazioni più organiche, quasi, viene da dire. E Irene fu veramente generosa e appassionata, e anche totalmente padrona di quella materia. E andava su e giù per i gradini durante le prove, come non ho mai visto fare a nessun regista uomo, scusate, devo dire, lei che aveva, credo, 80, non si capiva perché poi non lo diceva giustamente, ma insomma tra gli 80 e i 90. E quindi andava su e giù, su per i gradini, con una energia e con una cura di quello che stava facendo, veramente, perché per lei ogni spettatore nell'emiciclo doveva avere una visione curata, non doveva essere privilegiato chi stava nei posti migliori, ma lo spettacolo doveva essere curato e preciso per chiunque. E un'altra cosa meravigliosa di quel luogo, e che la Papas sottolineava spesso, è come, appunto, essendo alla luce del giorno, le rappresentazioni, si ha la possibilità di guardare, vedere gli spettatori, cosa che in altri teatri non succede. Io credo che se voi, molti di voi avranno già lavorato in quel teatro e altri lo faranno a breve, speriamo, auguriamoci. Ecco, avere la possibilità di imparare in uno spazio del genere vi fa fare dei salti avanti pazzeschi, perché gli attori in altri spazi, nel teatro al chiuso, sono protetti, in qualche modo sono in una scatola buia, dove sai che lì c'è il pubblico, però in qualche modo la quarta parete e il buio, la penombra, ti fa essere solo, no? Mentre lì sei con tutti, il pubblico vede se stesso e quindi rispecchia se stesso, ogni spettatore nell'altro. Anche questo è da considerare, perché nella sala teatrale sì, puoi avere la percezione del tuo vicino, dei tuoi vicini, ma
non di tutti gli altri che stanno guardando la stessa cosa che stai guardando tu, stanno ascoltando le stesse parole che stai ascoltando tu, stanno avendo gli stessi brividi, le stesse lacrime, la stessa risata. Quindi questo essere all'aperto, alla luce, vedere questo muro di umanità che ti guarda, colorata, perché poi ognuno si veste, viene come vuole, il silenzio che si crea nonostante appunto si sia all'aperto, si sia appunto liberi anche di alzarsi o di mangiare una patatina, però questo non succede quando lo spettacolo funziona, perché tutto diventa silenzioso e si sente quasi il pubblico respirare all'unisono. Ecco, Irene diceva, questa la devi dire, ti devi trovare uno spettatore e dirgliela a lui negli occhi. Questa è una cosa semplicissima ma di una potenza incredibile. E anche un altro elemento molto importante che lei curò benissimo e che credo sia l'ostacolo più difficile per i registi sono i cori. Il coro delle tragedie è qualcosa di molto difficile per un regista e di molto importante allo stesso tempo per lo spettacolo, perché è quello che mette in comunicazione gli spettatori con la vicenda che si sta narrando, no? Quindi il commento della città a quelle vicende della città, o insomma un gruppo comunque che rappresenta poi chi, gli spettatori che stanno assistendo a quella vicenda. Quindi è come se il pubblico entrasse in scena a commentare. Se ci facciamo caso, spesso i versi migliori sono del coro, le frasi più belle, le cose più emozionanti passano attraverso le parole del coro. E anche il fatto di lavorare tutti insieme, no? Credo di essere, poi voi lo sapete meglio di me probabilmente, di essere appunto una collettività che interviene nella vicenda, a commento. È un'esperienza per un attore, credo, molto formativa, perché proprio ti obbliga ad essere in ascolto di tutto, dello spettacolo, dei tuoi compagni di coro, del pubblico. Sei veramente obbligato a un'interazione continua e molto funzionale a tutto. Ecco questo, quindi quell'Antigone fu una bellissima esperienza. E poi andando avanti nel 2008 l'Orestea con la regia di Pietro Carriglio, dove facevo Clitennestra nella Agamennone e Elettra nelle Coefore, Elettra e il fantasma di Clitennestra. E cos'altro? Poi l'ultima volta che sono stata lì è stato nel 2016 con Alcesti, con la regia di Cesare Lievi. Però voglio anche ricordarmi di un'Elettra con la regia di Massimo Castri del 93, credo, sì. Perché comunque era Euripide, non era lì a Siracusa, ed è uno spettacolo a cui sono molto legata, un personaggio che ho vissuto con grande empatia, con grande impegno. E ecco, era stato un bellissimo incontro anche con Castri stesso, l'unica volta che abbiamo lavorato insieme,
e lui aveva già lavorato molto, aveva fatto proprio una cosa, un progetto Euripide qualche anno prima, quindi aveva grande dimestichezza della materia che trattava, e fu il debutto di Fabrizio Gifuni che faceva Oreste, e quindi sì, ecco, credo che sono comunque personaggi, testi, vicende, spesso familiari, che hanno questo valore archetipico che non finirà mai, che non invecchierà mai, che non diventerà mai, non sarà mai superato, ecco, nel senso che sono sempre, riguardano l'uomo. Finché l'uomo sarà uomo, quei testi saranno sublimi. Ecco. Ok, grazie Galatea di questa, di questo excursus così ricco di elementi biografici, ma anche di pensieri. Allora, ragazzi, cominciate le vostre osservazioni. Alessio. Allora, buonasera innanzitutto. Allora, è una grande, insomma, un bel privilegio poterla incontrare, quindi ho tante domande, cerco di essere, di comprimerle in modo che si possa, insomma, di non rubare troppo tempo. Allora, diciamo, la prima forse è un po' troppo personale, quindi se vuole può anche dirmi, insomma, fatti gli affari tuoi. Nell'autobiografia di Ronconi, che è uscita l'anno scorso, a un certo punto lui la scrive subito dopo essere arrivato a Torino, e a un certo punto c'è mezza paginetta in cui parla di lei, e sono complimenti, ha sprombattuto proprio dritti, che mi hanno veramente commosso leggendoli e anche ispirato. E volevo sapere che effetto le ha fatto, se ha letto quelle righe, soprattutto visto che era, dai racconti, una persona molto difficile relazionarci. Poi l'altra cosa che le volevo chiedere è com'è stato aver fatto un pezzo di storia del teatro italiano? Perché, scusami, non ho capito, il pezzo di? Un pezzo di storia italiano, perché rispetto a tutto ciò che avete fatto tra Torino, Roma, Milano, insomma, ne avete fatte di tutti i colori, avete messo in scena qualsiasi cosa, testi anche che molto probabilmente noi non vedremo mai neanche col cannocchiale, perché insomma, da Strano Interludio, Fratelli Karamazov, Lolita, Gli ultimi giorni dell'umanità, insomma, sono tutte cose che credo siano fatti abbastanza irripetibili della storia del teatro nostro in Italia. E poi l'ultima cosa invece le volevo chiedere rispetto proprio a Strano Interludio, in che modo sono state affrontate le battute del pensiero dei personaggi, quali sono state le indicazioni, come le avete risolte, perché leggendo il testo l'ho amato moltissimo, mi è molto piaciuto, però leggendolo mi dicevo, ma queste cose come si fanno, no? E perché un treno? Perché nell'ultimo atto c'è una nave, però perché un treno di tutta la rappresentazione? Scusate. Basta? Direi che tu hai finito di fare qualsiasi domanda e tutte le sì, altre. No, grazie, ora ascolto. No, ma anche per i prossimi sei tardi. Se le bruciate tutte. Allora, la prima riguarda quelle righe che dell'autobiografia o pseudo tale che parlano di me. Dunque, sì, sono stata molto, molto contenta di averle trovate. Allora, mi ricordo che una volta, non ricordo quando, Luca disse: ci sono gli attori che si possono dividere in due grandi categorie, quelli che stanno in scena e attraverso se stessi mettono, appunto, interpretano un personaggio,
e quelli che invece prendono per mano lo spettatore e lo conducono attraverso quella storia. E lui diceva che io faccio parte della seconda categoria, nel senso che per me, ecco, ogni volta che mi domandavano, mi domandano che personaggio vorresti fare, qual è il tuo così, il personaggio dei tuoi sogni, chi vorresti. Io ho sempre detto, non lo so, nel senso che per me il teatro non è personaggi, ma è storie, e quindi i personaggi sono funzioni di quella storia, e se sono funzioni è molto importante la chiave di lettura, quindi forse per questo aderivo molto bene alla lettura di Luca, alle letture, insomma, perché appunto non ho mai avuto l'urgenza di mettere in scena me stessa, ma sempre altro, quindi quella storia, quell'autore e quel personaggio. Poi ultima arrivo io. E se tu riguardi bene quelle frasi su di me nell'autobiografia, che appunto dicevi sono un complimento dietro l'altro, se leggi tra le righe è un complimento con una scadenza. E siccome lui era veramente molto intelligente e anche sapeva mandare le frecce nel punto giusto, io l'ho letto sì come un complimento, però anche come un avvertimento, diciamo, postumo. Perché in quelle righe lui dice di me quanto, insomma, sono dedita a questo mestiere, e dice che è una cosa straordinaria per un'attrice giovane. Siccome la giovinezza passa, bisogna anche imparare ad essere diversi. Io non so se ce la farò mai, però insomma, io l'ho letto come un insegnamento da qui in poi, nel senso quasi a dire ora non sei più un'attrice giovane, ora tirati un po' su, ecco, visto che il maestro era il maestro. Poi, mi hai chiesto Strano Interludio, era la seconda, giusto? La seconda domanda era Strano Interludio, su Strano Interludio? Sì. Allora, i pensieri, le battute che sono pensiero in quel testo, che è una vicenda, una saga familiare, diciamo, in qualche modo, quindi è qualcosa anche come altri testi di O'Neill riferito ai greci. Era stata una cosa terribile, nel senso che tutte le sere in scena per mesi, in tournée, uno spettacolo di 7 ore, insomma, uno sforzo notevole, anche perché quei pensieri, quelle battute che sono pensieri, si pose immediatamente la domanda come le interpretiamo, come le rendiamo, e chiaramente Ronconi, con una semplicità assoluta e con una lettura assolutamente antipsicologica, come che aveva lui sempre, antipsicanalitica, diede a quelle battute molta più forza che alle battute dette, parlate, di dialogo, diciamo. Perché disse subito, ci disse, ma noi nei pensieri siamo molto più liberi, molto più violenti di come poi riusciamo a filtrare il nostro pensiero attraverso le parole. Quindi quelle parole dei pensieri dovevano rappresentare ed essere cioè raccontare di come il pensiero fosse devastante, forte, impellente, irrefrenabile, perché il nostro pensiero è irrefrenabile. Noi quando pensiamo non, cioè, tant'è che a volte non, cioè, spesso non si esprime nemmeno in parole, ma
cose che in emozioni, in dolore, in entusiasmo. Quindi, ecco, quelle battute erano a un volume pazzesco, era uno spettacolo espressionista. Ma ci sono dei video, per cui se ti interessa, credo che ci sia del materiale. Era uno sforzo vocale pazzesco. Io andavo a dormire tutte le notti senza voce, e la mattina stavo in silenzio tutto il tempo, e alla mezza era ritornata la voce per ripartire e riutilizzarla tutta per la replica successiva. Sì, una grande esperienza. L'ultima domanda qual era? Perché erano tre, cos'era? L'ultima domanda era rispetto a quello, a quante ne avete fatte in quegli anni. Ah, quante ne avete, sì, che spettacoli si potevano immaginare, fare, e come adesso invece la situazione sia ridotta all'osso, tu dici, in questo senso. Sì, è un problema, credo che tornare ad avere quella possibilità produttiva non sia impossibile, ma bisognerebbe che ci fossero proprio delle volontà politiche, nel senso di polis, e riuscire a capire quanto il teatro sia qualcosa di irrinunciabile per una civiltà. È proprio, se vogliamo dirla proprio banalmente, uno specchio, se una popolazione non va a teatro, non conosce se stessa, non può migliorarsi, non può progredire, non può sapere da dove viene. È grave, molto grave non investire nel teatro. E quello che possiamo fare noi nel presente, voi nel presente e nel prossimo futuro, è insistere, resistere e avere anche la percezione che anche piccolo il teatro è vitale. Anche in forma di lettura, cioè se facciamo un paragone con la musica, voglio dire, un trio o un'orchestra di 100 elementi, sì, sono differenti, però è comunque un trio dal vivo, è quella la differenza soprattutto oggi che, come vedete, siamo così davanti a uno schermetto di plastica. E sì che dietro ci siete voi, ma insomma, essere vicini dal vero, dal vivo, è tutta un'altra cosa, e questo noi dobbiamo assolutamente portarlo avanti, perché noi ci stiamo abituando a questo, altro mezzo, ma abbiamo vissuto invece, abbiamo esperienza, sappiamo che questo è un palliativo, è un espediente, no? E che l'incontro vero è quello di persone. Le generazioni che verranno lo sapranno sempre meno, non avranno proprio coscienza, ricordo, percezione, memoria di come sia invece l'alternativa a questo. E quindi attraverso invece il teatro, lo spettacolo dal vivo, la musica dal vivo, abbiamo il compito di farlo il più possibile, di farlo comunque. Io, per esempio, in questa situazione di teatri chiusi, che non si sa se riapriranno, sono per portare lo spettacolo dal vivo dovunque, usare tutta l'estate che abbiamo per recuperare i mesi di chiusura delle stagioni della stagione persa e proporre, far capire quanto è differente, va benissimo, teatro in televisione, riproporre tutto quello che c'è negli archivi, è un'altra cosa. Anche mi viene da dire, no, rispetto allo... Sì, rispetto allo sforzo produttivo, ma anche rispetto alla statura del testo, cioè Alfieri, dubito che nessuno di noi potrà mai debuttare con un
Questa è la logica del mercato, nel senso che purtroppo se nell'80, cos'era il Mirra? Era nell'88, grazie. Se nell'88 si produceva appunto, cioè, il Teatro Stabile produceva una Mirra di Alfieri e gli spettatori venivano, ma certo non c'erano proprio, no? Il Carignano era bello pieno. Oggi cosa succederebbe? Quindi l'offerta di cose meno impegnative sta facendo sì che le cose più impegnative vengano scartate a priori, e questo non va bene, perché vuol dire proprio abbassare il livello, l'asticella sempre più giù, finché si vedrà a teatro, non so, veramente qualcosa di... che va benissimo. Cioè, io dico che a teatro ci deve essere di tutto. Un attore deve essere capace a fare tutto, qualunque genere arricchisce l'altro, quindi va benissimo. Però bisogna avere anche i picchi alti. Basta, Alessio, ti leviamo il microfono. Ah. Altre cose, Ornella. Eccomi, buonasera. Cercherò di essere meno sviolinante possibile, però... volevo farle un paio di domande sull'esperienza della Grande Bellezza, perché è un film che amo moltissimo e ho apprezzato veramente tanto lei all'interno di quel film. Mi sembrava assolutamente perfetta. Volevo chiederle di raccontarmi qualunque cosa le vada di raccontarmi di questa esperienza e soprattutto ho delle curiosità rispetto alla direzione di d'attore, scusate c'è un cane che abbaia, delle curiosità rispetto alla direzione d'attore che fa Sorrentino, perché in particolar modo in quel film lei specialmente mi sembravate esattamente parte di tutto, dello spazio, cioè quelle immagini sono rimaste perfettamente scolpite nel mio immaginario e hanno influito, hanno inciso, ecco. Bene, grazie. Sorrentino è molto bravo ed è molto bravo a usare gli attori e usa molto attori di teatro. Quindi questo mi sembra un po' per tirare le somme, nel senso che gli attori di teatro credo che riescano con il poco tempo che c'è al cinema, perché è ancora meno il tempo per la preparazione di un ruolo al cinema di quello che abbiamo ormai anche in teatro, perché lì si stanno riducendo i tempi di prove e anche questa è una cosa che non va per niente bene. E, al cinema ancora meno, perché io non è che abbia fatto tantissimi film, ma un po' ne ho fatti, ed è raro che accada che tutta la il cast si riunisca a fare una lettura della sceneggiatura, non succede quasi mai, tutti insieme, diciamo, prima di cominciare. No, mi è capitato veramente poche volte. Quindi poter coinvolgere attori che sono abituati anche a lavorare autonomamente sul personaggio, credo che sia una qualcosa di molto, insomma, che poi renda bene, no? Perché appunto ognuno deve andare a pescare la propria esperienza e l'esperienza teatrale per un attore io trovo che sia veramente molto, molto formativa, molto. A me, appunto, alternando cinema, teatro e un po' di televisione,
ogni volta che torni a teatro dici, vabbè, questo è, come posso dire, è molto impegnativo, nel senso che sei, sia durante le prove, durante le repliche, sei lì in quel momento, mentre invece il cinema, sì, sei lì, però poi si può rifare, insomma, sei molto più protetto, hai più chance, hai più... E anche meno, perché poi se invece uno spettacolo hai tante repliche, lì veramente puoi arrivare a una raffinatezza e a una di esecuzione molto, molto, molto profonda, no? E al cinema può capitare, come no, insomma, se poi quel ciak viene scelto, quello che tu giudicavi migliore, insomma, non è detto che accada, ecco, quindi tu metti, tu dai, loro prendono e filmano e poi fanno loro il film, è così. E quel film è stato molto piacevole girarlo, anche perché appunto è un film corale, quindi eravamo sempre tantissimi attori sul set, diversissimi tra noi, tra loro, e quindi sì. E la direzione di Sorrentino molto molto sapiente, nel senso che lui arrivava con una grande calma, una grande padronanza, e io l'ho sempre visto molto molto padrone della situazione, sì. E sicuramente si prepara molto, e sicuramente ha studiato molto, ha assimilato molto, e ha molto da dire anche. Quello è un film dove non capisci mai qual è il tema, no? È sempre, ce ne sono tanti, si intrecciano, già il titolo non si capisce cosa sia, non è Roma, solo nella versione integrale di 3 ore e mezza si capisce cosa sia la grande bellezza, ma nella versione poi che è andata in cinema, no, ognuno ha potuto dare una propria interpretazione. Ecco, la sua ricchezza credo sia proprio anche questa, la sua grandezza, di lasciare molto all'interpretazione di chi guarda il suo film. Lascia aperto, lascia molte cose aperte. E infatti poi discussioni tra amici, ma no, a me è piaciuto, a me non è piaciuto, perché tu che ci hai visto? Insomma, se ne è parlato parecchio dopo. E, questo, sì. Risposto. Sì, grazie. Poi altre osservazioni, curiosità? Roberto? Sì, ne ho una, ma in parte ha già risposto già all'inizio, che tra le tante esperienze che ha avuto con Ronconi, qual è che ha lasciato maggiormente il segno in lei? La prima e l'ultima. Immaginavo, cioè proprio sì. Da quello che ha detto immaginavo, quindi mi aspettavo abbastanza questa risposta. Grazie. Sì. L'ultima poi è stata dopo 10 anni che non lavoravamo insieme, quindi... Qual è stata l'ultima, scusami che non me la ricordo? Il mistero doloroso di Anna Maria Ortese. Ah, sì. Un monologo di 2 ore e passa. E quindi dopo 10 anni che non lavoravamo insieme... ci ha fatto ritrovare proprio Pietro Carrillo, perché era una produzione del Biondo di Palermo con il Centro Teatrale Santa Cristina. E quindi Carrillo tenne molto a un nuovo incontro tra me e Ronconi. Gli propose un testo che Ronconi scartò e tirò fuori il Mistero Doloroso. E io lo lessi, non lo conoscevo l'Artesi, ma non quel racconto lì, e quindi me lo diede, andiamo a trovare dove abitava in Umbria e mi diede quel testo, io lo lessi, l'ho chiamato, una cosa molto difficile, e mi disse, beh, tu volevi una cosa facile, e quindi ci imbarcammo in questo testo, sì, appunto, di 2 ore e mezza. Pochissimo tempo di prove, anche lì un mese, tutto da sola, su una scenografia di specchi inclinati, quindi io mi arrampicavo letteralmente sugli specchi, e
Abbiamo recuperato i 10 anni di distacco in una volta sola, quindi insomma sono molto grata sia a Carrillo che ha voluto questa, ha molto molto voluto questo ultimo incontro, non sapendo che sarebbe stato l'ultimo, e sia a Ronconi perché era proprio bravo. Sì. E lavorava nonostante la malattia, quindi qualcosa di molto, molto commovente vedere un uomo con una salute così fragile, mettere se stesso nel lavoro che stava facendo a repentaglio proprio. Bene, io direi che il tempo è scaduto, è passato 1:30. Se non ci sono proprio cose che, se non gliele chiediamo, morite stanotte, ve le concedo, altrimenti a un prossimo appuntamento quando l'avremo dal vivo a Siracusa. E, Gratea, che dirti? Grazie, è stata una bellissima... Grazie a voi, mi dispiace per l'interruzione che c'è stata, scusate. Ma succede nel mondo digitale e noi le superiamo senza problemi. Grazie della tua generosità di averci raccontato così tante cose, sia su Siracusa che su Ronconi. Sono contento perché di Ronconi abbiamo parlato gli ho fatto vedere anche il film, il documentario di Jacopo Quadri, La scuola d'estate, che insomma, hanno conosciuto Ronconi diverso dal tuo, ovviamente uno conosciuto un Ronconi maturo con la malattia, però insieme alla tua testimonianza e anche a qualche cosa che ci ha detto, avete sentito che ci ha detto la stessa frase che ci ha detto Clara Galante ieri, cioè questa divisione tra gli attori che si esibiscono e gli attori che accompagnano per mano, è una bellissima definizione, tenetela bene, bene a mente, anche perché c'è una bella differenza di efficacia poi nei risultati tra un attore che si esibisce, che ci torniamo a casa senza niente, e un attore che invece attiva tutto il proprio mestiere, la propria passione, la propria esistenza, 7 ore di strano interludio, ma ci accompagna per mano nel personaggio, che è molto più forte, ci fa scoprire quello zoom che diceva prima Galatea, che hanno inventato i greci. Lei lo chiama aereo, lo si può chiamare microscopio, lo si può chiamare comunque quello sguardo dall'altro, e che l'altro che penetra veramente nei dettagli, e che fin quando saremo esseri umani ce ne sarà sempre più bisogno. Quindi a voi anche una responsabilità enorme, cari futuri registi e futuri attori, giusto Galatea? Enorme, ma... Perché noi quello che potevamo fare abbiamo fatto, faremo ancora senza dubbio, ci batteremo, ma insomma sta anche a voi capire che le cose stanno cambiando. Noi possiamo dare la nostra testimonianza, ma il teatro va riaggiustato un pochino, va ridato il giusto peso, perché non è tollerabile l'ignoranza che si ha del senso del teatro, di cui abbiamo avuto testimonianza anche in questi mesi. Ok, ci vediamo domani. Grazie ancora. Grazie. A Galatea. Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie a tutti.